Il neo assessore alla sanità Donato Pentasuglia è stato chiaro, il 118 è una priorità. Da più di un anno e mezzo denunciamo raggiri, truffe e magagne. La promessa elettorale di internalizzare il sistema però non solo si è arenata, ma si starebbe addirittura preparando un bando per affidare alle associazioni di volontariato anche le 7 postazioni gestite finora direttamente dall'ASL di Bari. Siamo stati minacciati di morte, ascoltati dalla Commissione regionale alla sanità che ha inviato le carte in procura. Poi il silenzio. Silenzio anche sulla richiesta fatta alla stessa Commissione sanità dal consigliere regionale Giacinto Forte di conoscere i bilanci della ASL di Bari relativi al 118. Soldi che spariscono e insieme a loro spariscono anche le reperibilità degli infermieri che causano una situazione esplosiva con una serie di disservizi a catena. Un mesetto fa erano sparite le reperibilità degli infermieri causando una situazione esplosiva con una serie di disservizi a catena. Erano finiti i soldi, così c'era stato detto. Poi le proteste del personale, l'incredulità degli utenti e soprattutto le ire di sindaci e altri amministratori hanno compiuto il miracolo. I soldi sono riapparsi. Perché il coordinatore del 118 barese Marco De Giosa e il direttore generale della ASL di Bari Domenico Colasanto non sono stati ancora ascoltati in commissione come richiesto dal consigliere Forte? Ma le domande sono tante. Dove sono finiti i fondi del 118 barese? Da chi e come vengono gestiti? Perché è così difficile avere i documenti? Non si riescono neppure a conoscere i risultati della commissione d'inchiesta regionale nominata dopo le nostre denunce. Cittadini e operatori sanitari meritano risposte e non proclami.